Avevi ragione, Joshua. Dei corpi. Non vi è pace per un uomo. Cos'è successo? Quegli orchi traditori. C'è. È un miracolo. Che ne sarà ora di. Fanculo, Walud. Fanculo. Concederai a questa. Certamente. Oltre le mura del castello. I miei. Che tu possa trovare. Non dirmi che l'unica via per la capitale è per quell'entrata, proprio come dicevi. Ma c'è un esercito laggiù. Vero, ma non vedo alcun dominante. È ora di combattere. Tutti i soldati si sono trasformati. Smetteranno di soffrire. Ora parla! Morti! Sai cosa fa? Morti! Vai! Vai!
Gordon! Degli altri. Più cattivo, sembrerebbe. Va, torna! Vai! Qui! Attacca! Va, torna! Attacca! Sai cosa faccio? Attacca! Morti! Qui! Sento, fly! Sai cosa fare? Morgan, uccidi! Attacca! Sai cosa fare? Sai cosa fare? Qui! Sai cosa fare? Attacca! Sai cosa fare? Attacca! Sai cosa fare? Sai cosa fare? Qui! Se vuoi, ci riposiamo. Non temere, ce la faccio. Guarda, Clive. Per il fondatore, quel posto è una fortezza. Niente abitanti, niente cavalieri e nemmeno cadaveri. Sembra quasi che tutto il regno si sia tramutato in Akashic. Ora, va, Tordal! Sai cosa fare? Morti! Hai perso! Morti!
Da qui potrà vedere fino a Stonir. Non c'è ultima dimora migliore di questa. Finalmente riunito ai suoi cari. Ti preoccupa che non abbiamo sentito nessun umano? Tutto di questo luogo mi preoccupa. C'è una strana quiete. Si entra in un solo modo in quella città. Oltre il ponte, dal cancello principale. Dritti in quello che resta dell'esercito del defunto re. Ti senti pronto? Mai stato più pronto. Che diavolo è successo qui? Non oso immaginare. Può essere un colpo di fortuna, forse. Spero tu abbia ragione. Anche io. L'etere li ha reclamati tutti. Speriamo che non capiti a noi. Sai cosa fa? Vai!
Quello è un behemoth. Chi è così folle da domare quella bestia? Indietro! Alzati! Ecco che arriva! Cosa aspettiamo? Qui! Morti! Oh, no! Vai! Sai cosa fa? Indietro! Adesso ci penso io! Joshua! A mali estremi! Clive, no! Fidati! Sono il tuo scudo, ricordi? Credo che questo sia un lavoro per Ifrit! Perché vuoi affidarti a lui, fratello? Se dobbiamo combattere, combatteremo insieme. Soltanto l'inizio. Attacca! Vai! Attacca! Morti! Attacca!
Presto, prima che ci taglino fuori. Se è come gli altri, l'entrata del santuario è ai piedi del cristallo. Ci siamo quasi.
ciò che mi aspettavo. Va, torna! Vai! Una volta su quel ponte, saremo bersagli facili. Beh, muoviamoci in fretta. Va, Thornton! Morto! Animi, sai cosa fa? Morto! Sai cosa fa? Servitori di Ultima. Su, forza! Che cosa state aspettando? Attacca! Ora torna! Verso il castello. Non vedo alternative. Cosa fare? No! No! Corruzione di Ultima non conosce limiti. Non possiamo lasciare che si diffonda. Non succederà. Vai! Qui! Sai cosa fare? Mordi!
Allora, ecco qua. Ma me l'hanno detto sul mio canale, sono Michele. Continuiamo a Final Fantasy 16. Allora, siamo quasi l'ultimo capitolo. Comunque l'ultimo capitolo, vediamo un po'. Altri nemici. Sono tantissimi. Concentrati, Joshua. Non abbiamo finito. Vai! Ah, dobbiamo aprire qua. A posto. Spero funzioni. Non ancora. Può lasciare tutto sulle tue spalle. Sì, dovresti. Risparmiati per il cristallo madre. C'è trovato. Ispirate, vecchi! Sai cosa fa? Va.
Fumetti. Cosa c'è? No, non mi sembra. Che cosa mangia per essere così grande? Vorresti saperlo. Morte! Sai cosa fare? Vai! Morti! Sai cosa fare? Ora, Targal! Ora! Sai cosa fare? Vai! Qui! Sai cosa fare? Questo è un problema, questo è sconfitto. Comando di livello. Non finiscono mai. C'è tutto l'esercito qui. Sta indietro, Joshua. Evocherò Ifrit. Fermo, Clive! Non farlo. Siamo ancora lontani. Se consumerai la tua forza ora, non ne avrai per distruggere il cuore. Preferisci morire? Jill! Presi di vederci. Ma come avete... Gav sapeva esattamente dove trovarvi. Ha persino scovato una breccia nelle mura. E dopo aver visto il cielo schiantarsi, non potevamo non credergli. Una giornata intensa. A cosa dobbiamo l'onore? Al debito che devo saldare. Principe Dion. Amore, prendi questo. Felice che stiate bene. Quindi tu devi essere Ifrit. Ho un messaggio da parte di tuo zio. Ascolta il tuo cuore. Esso guiderà la tua spada. Tuo padre si aspetterebbe questo. È tutto. Grazie. Per tutto quanto. Altezza. Dion, ti prego. Sapete che l'unica cosa che abbiamo liberato finora sono queste mura dalle loro fondamenta, sì? Adesso, se lor signori gentilmente hanno finito... Ben detto, Gav. Abbiamo un lavoro da fare.
cristallo manca. Immagino sia una cosa impossibile. Nonno non può perdere. Non farò arrabbiare. Quindi. Benvenuto all'Emporio di Goetz. Grazie. Molto bene, ecco a te. Ti serve altro? Molto bene, ecco a te. L'acqua. Hai fatto tutto? Come salvare Bob? Vedi, Clive, non siamo soli. Se vogliamo vincere, ognuno deve fare la sua parte. La nostra ci attende al di là di quelle porte. Abbiamo combattuto per questo. Il sogno di Sid, il nostro sogno, è a portata di mano. Resta da superare quest'ultima prova e ci riusciremo insieme. Sapete tutti che ci aspetta quando varcheremo questo cancello. Ma noi lo affronteremo insieme. Vai. Sembra che i nostri ospiti ci vogliano qui. Li trattengo io. Noi, vorrai dire. Andate! Non fateci aspettare troppo! Grazie. Benvenuti, figli del fuoco. No! No! Torna da me. Dalle armi! Ce la portando, ma andare a vedere spot. Ah, torco. Joshua! Joshua, svegliati! Clive, sei tu? Questa non è Stonir. Benvenuti nella nostra oscurità. Una breccia tra i mondi dove voi umani potrete riflettere. Fatti vedere! Grandi e numerosi sono i peccati dell'uomo.
ed è nostro desiderio mostrarveli fino all'ultimo. Poiché il fato ha deciso di ricondurvi a casa, consideratelo un regalo di benvenuto. Siamo in trappola, a quanto pare. E l'unica via d'uscita è tramite Ultima. Troviamolo e andiamo via. Braccia interdimensionale. Se intendete comprendere appieno la gravità dei vostri peccati, dovremo andare indietro, fino al principio. Quando il mondo era agli albori, evocammo su di esso un miracolo, la magia. Nella sua luce ebbe modo di sbocciare la vita. Il prezzo della benedizione si rivelò oneroso. Un nero manto ricoprì tutta la terra, dipingendo l'orizzonte del colore della notte. Abbiamo provato ad arrestare l'avanzata, ma dovemmo prendere atto del nostro fallimento. Così fuggimmo, pur di sopravvivere. L'unico modo per trovare la strada verso la salvezza. Ma se è stata la magia a causare la piaga, i cristalli madre a che? Immagino che ce lo dirà molto presto. La salvezza, tuttavia, era ancora un miraggio lontano. In primo luogo ci occorreva una terra non contaminata dalla corruzione. Ci stava attendendo un viaggio senza precedenti. Un viaggio oltre i limiti del nostro corpo terreno. Così ce ne liberammo. Come puro spirito, finalmente, approdammo al nostro paradiso. Una terra di incomparabile purezza. Valistea. Lì la vera opera sarebbe iniziata, dal momento che l'ombra nera ci insidiava ancora. Giungemmo molto presto a una soluzione. Quel morbo ormai esteso a ogni organo ci lasciava soltanto una scelta possibile: tentare un nuovo inizio. Con un mondo nuovo. Quello per cui ha lottato Barnabas. Un paradiso senza piaga, dove lo attende il suo Dio. E nel quale l'umanità potrà riunirsi a lui solo se abbandonerà la propria volontà.
e tutto ciò a cui tiene. Quindi, il desiderio di Ultima è che seguissimo le orme del re. E noi le seguiremo. Per ora. Forgiare un nuovo mondo richiedeva non solo potere, ma anche un corpo abbastanza forte da brandirlo. Ottenere il primo era semplice. Ormai libera dalla piaga, Valistea era traboccante di etere. Non restava che incastonare gioielli nella sua corona per reclamarlo. Per quanto riguarda il secondo, serviva creatività, e così iniziammo a spargere i semi dell'umanità. Tu ci hai creato. Non è questo che fanno gli dèi. Quei semi erano solo per te, Mythos, così che un giorno potessi sbocciare. Reso certo il nostro futuro, cademmo nel sonno, del tutto ignari dell'errore compiuto, poiché fu in quel momento che l'uomo commise il grande peccato. Si risvegliò. Da solo al mondo e privo della luce del suo Dio, brancolava nel buio alla ricerca di una guida. Non trovando una luce, allora cercò di crearla. E da quell'unico, singolo impulso casuale, nacque la sua volontà. Successivamente scoperto se stesso, l'uomo volse lo sguardo al suo ego e la sua brama crebbe a dismisura. Solo la magia saziava quell'ingordigia. Guerre e fratricidi vennero legittimati a causa della scarsità di questa risorsa, e la terra iniziò a versare lacrime nere. Ci condannerebbe per questo. Non può essere così cieco da non vedere la sua ipocrisia. Non è cieco, è solo che non vuole ammettere la verità. Loro sono uguali a noi. Ifrit, o ciò che ne resta. A lungo le nostre fredde ceneri hanno bramato una scintilla. Volgi gli occhi ad esse. Guarda ciò che dovrai diventare. Valistea non può sopportare un'altra minaccia alla sua esistenza.
L'avidità dell'uomo non fa che spingerla sempre più verso la rovina, ma può ancora essere salvata da te. È per questa ragione che sei nato, che ti abbiamo accudito, nutrito, come avrebbe dovuto fare tua madre. E adesso che sei finalmente cresciuto, caro Mythos, è giunto il momento che tu adempia al tuo scopo. Riparare i tuoi errori. Se il nostro peccato è voler sopravvivere, allora sei colpevole quanto noi. Sì, la colpa è tua. La nostra volontà è nata perché ci hai abbandonati. E ora dovremmo rinunciarci. Solo per un posto nel tuo nuovo paradiso. Credete davvero di essere degni del paradiso? Nel nostro mondo non c'è posto per la razza umana. Tutto questo è davvero così difficile da comprendere? Avevamo soltanto bisogno di te, Mythos. Quando verrà il momento di dire addio a questo mondo orrendo? Nessuno ci seguirà e nessuno rimarrà. Ma come nessuno? Questo è il nostro mondo. Non appena la Terra sarà rinata, l'umanità avrà esaurito il suo scopo. Che mai dovremmo continuare a sopportare coloro che ci hanno inflitto così tanti tormenti? Perché il mondo non appartiene a voi. Appartiene a tutti noi! Cosa? Ed è proprio qui che ti sbagli. Nulla vi appartiene tranne la volontà. Fratello. Non posso farcela da solo. Anzi, mangio. Non dovrai farlo. Siamo stanchi del vostro dissenso. Amo poi svegliare la bimba. Ora dovrete imparare che questo padrone non può tollerare la disobbedienza. La mia famiglia. I miei amici. Abbiamo sofferto. Siamo sopravvissuti. Questo mondo sarà anche imperfetto. Ma non abbiamo altro. E se non potremo condividerlo, non vedo che un'unica soluzione. Dovrai abbandonarlo. Ci avrai anche creati, ultima. Ma è tempo di vivere alle nostre condizioni. Questo non è più il tuo mondo. È il nostro. Inchinatevi, trasgressori dal cuore macchiato. Attacca! Va, Thorgal!
No! Qui! Va, Torgal! Qui! Qui! Sorci! Sai cosa fa? Un simile disonore non potrà essere sublimato resistendo. Solo chinando la testa potrete fare ammenda. Sventurati mortali incapaci persino di pentimento. A tempo debito ciò che è stato seminato verrà raccolto. Possibilità. E voi avete osato alzare la mano contro il Signore. Che succede? L'oscurità si sta piegando. Lui ci vuole eliminare. Non sarebbe la prima volta, ma dovrà essere l'ultima. Il tuo destino è inesorabile. Devi consegnare il ricettacolo all'oscurità. Devi consegnarlo a noi. Ma vaffanculo. Ma che cazzo, no. Il tuo destino è inesorabile. Devi consegnare il ricettacolo all'oscurità. Devi consegnarlo a noi. Sai cosa fare?
Ultimo scontro. Finalmente, per innumerevoli generazioni, abbiamo atteso questo momento. I tuoi sforzi ti hanno temprato, ma la tua anima è macchiata dal peccato. La soluzione è vicina. Pentiti e tutto ti sarà perdonato. Ah, sindaco Mint. Dimmi, Clive, quante vite hai tratto in salvo da quando porti il mio nome? Meno di quelle rovinate. Ogni volta ci lasciamo alle spalle solo dolore. Questo è il prezzo della tua volontà, figlio mio. Qual è il beneficio di poter scegliere, se non serve ad altro? A nient'altro che portare morte e distruzione. Non c'è redenzione, Clive. Provarci è del tutto inutile. Perché non ti lasci tutto alle spalle? Lasciarmi tutto alle spalle? Ah, sono Joshua, rimane. Vi prego, perché nessuno mi salva? Perché nessuno mi ama? Per quanto la desideri, lei non è ancora mia. Non ho ancora dato abbastanza. La volontà genera il desiderio, ed è proprio questo che ti consuma, che ti rende incompleto. Non vedi come il mondo si piega e si contorce, sovrastato dal peso dei vostri cuori bramosi? Se solo tutto questo potesse sparire. Potesse sparire. Lo salvo. Ce la facciamo sta qua. Andiamo. Tutto questo non è reale.
Svegliati. È ora di tornare a casa, Clive. Clive. Proprio così. Sei mio fratello. Fratello. Stavo andando a vedere una memoria ultima. Di nuovo, per non scordarlo. Il mio nome è Clive. Clive Rosfield. Guarda. Ultima. Persino qui il ricettacolo conserva la luce che la sua volontà emana. E in più la fenice. La sua intrusione sarebbe dovuta essere impossibile. Impossibile a meno che non fosse insieme a Mythos fin dall'inizio. Il marchio della fenice, impresso in profondità nel suo cuore, si è manifestato grazie all'intrinseco potere dell'arbitrio. Il potere della creazione. È possibile che le loro volontà siano davvero tanto potenti? Stai ancora parlando? Semplice evoluzione è aberrazione, ed è così che nasce Logos. Distrutto il cristallo, ma svegliati. Mi fai male. Mi devi scusare, ma dobbiamo andarcene. Questo luogo. Creazione abbandona il sentiero prestabilito. Sprezzante di superbia, ti credi alla stregua di un dio, accetti Logos. Ma noi porremo fine a tale arroganza. Di che cosa stai parlando? Nelle sale di origine,
Il nostro vero potere aumenta. E lì, finalmente sarai completo. Presto, Mythos. Presto apprenderai il vero significato della sofferenza. Sponda gemella, qua starà. E così i cristalli svaniscono, ma nel loro silenzio si leva un nuovo canto. Il coro che aumenta, un crescendo che anticipa il gran finale e che risveglia dal loro lungo sonno i dormienti e li riconduce alla loro origine. Il dannato cristallo è in pezzi! Ma dove diavolo sono finiti? Oh, porca miseria! Quello è... etere. Grigor, che sta succedendo? Si mette male. Siamo tornati. Clive! Joshua! Jill! State tutti bene? Stiamo bene. Ma che è successo? È una storia lunga. Mid! Partiamo! Subito! Andiamo! Tutti verso la nave! Vi raggiungo tra un attimo. Grazie.
Lo sto. Allora, questo qua lo finiamo domani. Grazie a tutti di essere stati qui con me, buonanotte.